Salve ragazzi, sono Ragan e bentornati in un nuovo video dei minigames con le Bad Wars. Questa volta siamo da soli e con nessun altro membro della community, quindi iniziamo subito. Eccoci qua, allora, inizio con l'introdurvi un discorso particolare. Come molti di voi sanno già, sto scrivendo un libro su Wattpad. Se siete interessati al genere fantasy, seguitelo. In realtà non sono grande esperto, insomma, però visto che adoro scrivere, questa mi sembrava una buona idea per cominciare a fare qualcosa di banale. Allora, dirigiamoci verso il team, non ho idea di che team sia quello accanto, vediamo un po'. Il team verde, che oltretutto ci sta anche raggiungendo. Allora, sento già che questa Bad Wars sarà vinta. Così, proprio questa sensazione particolare. E lui ci deve assolutamente morire insieme al cane con i pannelli solari che continua ad abbaiare lì fuori. Ok, perfetto. Dai, come fa ad esserci un altro blocco qui? Come fa ad avere già... Oh my god, scared me! Vabbè. Per questo dedicherò a voi un jumpscare all'inizio del video. Sono morto, meraviglioso. Io scrivo LOL GG a caso senza un apparente motivo. Piuttosto andiamo ad ucciderlo definitivamente. Sempre se non si suicida prima lui, no? Non ci fa questo favore immenso, invece no. Allora, questi due blocchi potrei usarli dopo per bardare il letto. Tu ci muori per favore. Cosa sto facendo col mouse? Muori, vabbè, c'è morto ragazzi. Ok, ecco qua. Allora, quei due diamanti potrebbero essere sinceramente utili. Più che altro spero che lo saranno. Allora, questo buco non mi piace, chiudiamolo che è perfetto. Allora, il mio team è il blu. Magari devo tenerlo a mente prima che cerco da solo di distruggermi il letto. Cosa che ho già fatto in live in una vecchia Bad Wars, mi ricordo. Però se non bardo il mio stesso letto, non so fino a che punto potrò vincere la partita, anche se in realtà è una legge che vige sul mio canale ogni talvolta che gioco una Bad Wars. Quando bardo il letto perdo, quando non lo bardo vinco senza il letto, quindi questa è la cosa interessante. Ecco qua, usiamo un po' di endstone, sto blocco di legno però dovremmo toglierlo, in quanto è facilmente distruggibile. Si può dire una cosa del genere in italiano? Non lo so. È ancora il cane con i pannelli solari che supera se stesso quotidianamente, fa il record praticamente. Perfetto ragazzi, raggiungiamo il centro e andiamo a prendere qualche smeraldo a lasciare gente. Comunque sia ragazzi, oltre alla novità del libro che sto scrivendo su Wattpad, c'è una novità relativa a me che non so costruire i ponti e ai miei due profili social. In realtà ne ho molti di più, lo sapete bene, però riguarda Instagram e Telegram, nei quali da qualche settimana, ogni talvolta che inizio una live stream circa 10 minuti prima o un'ora prima, scrivo un post appunto momentaneo che subito dopo cancello, nel quale vi avviso in anticipo, perché come mi avete detto voi, molti feed di YouTube riguardo i video pianificati una settimana prima eccetera, non arrivano mai a chi è iscritto, anche se avete attivato la campanellina accanto appunto alla scritta iscritto. E comunque sia, allora torniamo in base a posare questi 4 smeraldi. A parte questo, ragazzi, oggi quando uscirà questo video, penso, perché non so se farlo uscire il 21 o il 22 febbraio, sarà finito ugualmente l'estate. Questo è molto deprimente, ma non preoccupatevi, vi rassicuro, io vi do la mia garanzia, questo inverno passerà in fretta e quindi dovremmo riuscire a raggiungere nuovamente l'estate felicemente e spensieratamente, anche se durante l'inverno, per quanto riguarda il canale, posso fare spessissimo le mie live stream pomeridiane, non alle 4 del mattino, quindi mi sono dimenticato a posare sti cosi qui, perciò torniamo in base ancora una volta. Ragazzi, il giorno seguente dalla pubblicazione di questo video dovrei anche pubblicare teoricamente il secondo episodio della Pixelmon, che finalmente arriva sul canale a gran richiesta. Cioè ragazzi, ci sono voluti mesi per riorganizzarla insieme alla community, fra casini vari. Oddio, ora dove posso sti due smeraldi esattamente? Vabbè, li butto qui e poi mi butto nel vuoto e li torno a prendere. Comunque sia, appunto, finalmente a gran richiesta, con quelle 12 persone, fra cui soltanto 3 più me, siamo della New Generation Community. Comunque. Per quanto riguarda invece la serie dell'MMORPG Ion,
dovrei riuscire a riportarla fra un po' di tempo sul canale perché attualmente ho riscontrato dei problemi con l'avvio del client, quindi non ho materialmente la possibilità perché esplodono cose fuori da casa e il cane con i pannelli solari abbaia. Va bene, comunque tutto questo lo lascerò nel video perché proprio è meraviglioso per farvi capire il disagio con il quale registro. Dicevo, quindi non ho materialmente la possibilità di registrare la serie di Ion per adesso. Dovrei anche finalmente registrare quel famosissimo vlog di cui vi parlo tantissimo ogni volta, relativo a tutti i video che ho girato quest'estate, i vari vlog, mini spezzoni di vlog, e anche, diciamo, per rispondere alle varie domande che in 3 mesi, ormai 4, visto che settembre è praticamente finito, non voglio allarmarvi, tranquilli, tanto l'inverno passerà in un istante, ribadisco. Comunque, appunto, dovrei ancora recare con Zenice magari quel vlog, perciò spero vivamente che entro la fine del 2017 riesca a pubblicare qualcosa relativa all'estate del 2017. Comunque, ragazzi, oltre a questa, avevo intenzione anche di portare una serie su Undertale, o in live, o addirittura in live su Twitch, cosa che non ho mai fatto, non ho mai streamato su quella piattaforma. Quindi fatemi sapere se questa è una possibile buona idea. Adesso che sono pressoché ricoperto di diamante, possiamo rusharlo. Oltretutto, un'armatura di diamante, cioè dovrebbe applicare a me un peso talmente elevato da non farmi riuscire a sollevare neppure un dito del piede. Ma va bene. Questo è soltanto il secondo player che rushiamo in tutta la partita perché non ne abbiamo praticamente trovato nessuno. No, è bardato. E io ho soltanto un fuoco d'artificio che può soltanto decorare la situazione e farlo laggare. Quindi sapete cosa? Distruggiamo tutto questo a mano, possibilmente senza farci uccidere noi. Allora, ok, c'è dell'endstone, quindi devo farmi un piccone, ma se torno in base è troppo un casino, perciò facciamoci un piccone con i suoi stessi materiali. Cioè, ragazzi, non solo lo killiamo, gli derubiamo anche di fronte e lo uccidiamo. Adesso lui non riuscirà a uccidermi perché io sono Regan, caro mio, muori e gettati giù da solo. Perfetto. Questa è persuasione, ragazzi, perfetto. Allora, distruggiamo sto blocco e il letto è nostro. Adesso lui teoricamente morirà, giusto? Ho poca vita, quindi preferisco non rischiare, considerando che, vabbè, in realtà non ho granché di materiale. Ah no, è morto da solo, va bene, perfetto. Allora andiamo dal Grey, che in realtà è morto anche lui, quindi posso rubargli almeno i materiali, perfetto. Allora, hanno innescato la nostra trappola. E vabbè, ragazzi, tanto sapete bene, come al solito, che vinciamo quando non abbiamo il letto e perdiamo quando abbiamo il letto. E addirittura se l'abbiamo bardato è veramente una maledizione, qualcosa di orribile, blasfemo. Comunque, allora, ragazzi, come dico sempre, per essere relativamente bravi nel PvP bisogna essere convinti di esserlo e convinti del fatto che vincerai qualsiasi situazione in cui ti trovi, qualsiasi partita. Perché questa consapevolezza, questa convinzione, diciamo che ti aiuta molto. Quindi, insomma, provatela anche voi, provate a essere positivi in ogni situazione e non pensare mai di perdere una partita. Quello lì sta arrivando da noi. E io riuscirò tranquillamente a hittarlo con l'arco, vero, 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 vero? Sì, adesso morirà, ecco, no. Ok, perfetto. Ragazzi, le particle della redstone sono veramente stupende quando lancio con l'arco. Ho acquistato 3 gapple e 2 fireball, in quanto il team white dovrebbe essere messo male, ma insomma, voglio assicurarmi la vittoria. Comunque, a parte questo, non ho preso il piccone in diamante perché tanto, se lui non ha abbastanza smeraldi per farsi l'armatura in diamante, in quanto era con l'armatura in ferro, figuriamoci se ne ha abbastanza per farsi un'intera bardatura in ossidiana. Ecco il team white, perfetto, proviamo a killarlo sperando di non morirci. Vieni qua, olà. E con 9 cuori l'abbiamo ucciso. Comunque dicevo, ragazzi, quando praticamente uscirà questo video avrò già terminato la nuova stagione, quindi l'intera serie di How I Met Your Mother, che ragazzi è una delle serie più belle che ho mai visto nella mia vita, è veramente meravigliosa perché tutto gira attorno a una trama che evolve nel tempo, ha dei personaggi molto dinamici, insomma, oddio mio, l'ho missato, non me lo dire, e questo piace a me tantissimo nei libri o nelle serie TV, appunto, quindi insomma, comunque vi consiglio davvero di andare a vedere. No, no, no! Oh, Dio mio, mi sono salvato. Comunque, vi consiglio davvero, davvero, davvero di andarla a vedere. Allora, killiamo il White. Vieni qui, carissimo. Vieni qui. Vabbè, c'è morto, ragazzi. Abbiamo simpaticamente vinto la partita. Quindi, GG. Perfetto.
Ragazzi, grazie infinite a tutti voi per aver seguito questo video e ci vediamo nel prossimo episodio dei minigames, magari in compagnia di qualcuno della community. Ciao a tutti!